Andrea Stai, da antropologo, buonasera e benvenuto a Fiscal e Cultura. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Andrea, tu hai da poco stampato con UTET un nuovo libro che idealmente si va a collocare in una sorta di triade concettuale con Abitare Illegale e La Casa Vivente. Questo libro si chiama Essere Natura e in qualche modo è un po' il coronamento, poi vedremo più nel dettaglio. Specifico del libro, un po' il coronamento del tuo essere un antropologo dell'abitare. Quindi, grazie ai viaggi e alle tue ricerche, hai specializzato questa tematica di studio e l'hai appunto analizzata in pubblicazioni che io trovo molto interessanti. Ce ne vuoi parlare? Sì, beh, intanto ti ringrazio. Questo mio nuovo libro nasce da un percorso che ormai ho iniziato una decina d'anni fa, che riguarda proprio, come giustamente sottolineavi, un po' un'attenzione a come abitiamo il mondo. E l'ho fatto primariamente analizzando le case che abitiamo. Non soltanto qui in Europa, sono partito dall'Europa, sono partito dalle eccezioni in Europa, dai margini costituenti, poi mi sono occupato invece della casa da un punto di vista più indigenista e quindi dal punto di vista di pensare a come le case sono viste e ragionate da culture che non sono quelle che vivono nel mondo occidentale. E poi diciamo che adesso con il mio nuovo libro Essere Natura ho cercato di fare un punto anche teorico, oltre che pratico, su quello che è proprio il concetto di natura e cultura in antropologia e quindi questo discorso che secondo me è quello problematico del nostro modo di vederci nel mondo, che è quello di separarci dalla natura e sentirci degli esseri culturali e quindi superiori alle altre specie viventi. E anche in questo caso ho cercato di farlo in un modo semplice, senza rinunciare però assolutamente all'approfondimento antropologico ed etnografico. Ecco, con Abitare Illegale hai portato noi lettori a vedere altri modi di abitare il pianeta. Con La Casa Vivente hai specificato quali sono le caratteristiche che ci differenziano, per esempio, da tante popolazioni del pianeta che vivono gli spazi come spazi comuni, non blindati, non chiusi, ma abbiano una visione più inclusiva e aperta della casa. Con Essere Natura fai un ulteriore salto. Credo che un po' l'urgenza sia dettata dal fatto che l'emergenza climatica sia oggettivamente un problema talmente serio che qualsiasi tipo di canale debba essere utilizzato per veicolare contenuti e argomenti vicini a questa tematica per sensibilizzare la gente. Un po' anche perché le tue scelte personali hanno portato dei cambiamenti consistenti nella tua vita, come non solo contributo per il pianeta, ma anche forse un contributo al tuo benessere personale. Ci vuoi parlare anche di questa esperienza? Io parto da un concetto in questo libro che sicuramente è in parte un'esperienza mia personale di vita e in parte di ricerca, che è quella appunto di vedere un cambiamento possibile, una mutazione culturale nel nostro modo di pensarci nell'ambiente come animali umani, che non è una via di rinuncia, non è una via di disgrazia, non è una via di scarsità, ma è una via di ricchezza di tempo, di relazioni di mutuo appoggio fra esseri umani e altri esseri viventi. È il vedere la natura non come qualcosa da mercificare o dove trovare qualcosa da estrarre, non vedere la natura come un luogo, ma come un essere vivente, anzi la natura come relazioni di viventi. E questo l'ho testato anche sì nella mia vita personale, nel senso che dopo anni in cui ho fatto certi tipi di ricerche, anni in cui ho viaggiato e ho osservato altri modi di vita, io non riuscivo più a vivere nel modo classico in cui da sempre ero inserito, da cui da sempre mi avevano detto che era l'unico modo giusto. E quindi negli ultimi anni sono partito dal cambiamento semplice, dal cambiamento che partiva da cambiare le mie abitudini per vivere meglio io, per sentirmi più in sintonia con quello che mi circonda,
E questo ha dato i suoi frutti dal punto di vista sia personale che collettivo con le persone che frequento qui. Però io non è che voglio ergermi a esempio del cambiamento assolutamente, mentre credo che all'interno di questo mio nuovo libro ci siano degli spunti molto interessanti, e dico molto interessanti non perché sono cose che mi sono inventato io, ma perché sono proprio modi di vivere differenti da quello che noi pensiamo come l'unico possibile e che appunto si relazionano con la natura, con il vivente come qualcosa di indiviso. No, il tuo libro sei stato molto chiaro a sottolineare che non sei né un guru né una persona che ha la pretesa di dettare, come dire, una sorta di nuova legge spirituale. Questo è molto chiaro e ribadito quello che tu porti come esperienza, che qui non è solo la tua esperienza personale, ma anche quella delle persone che hai intervistato, fa capire molto bene che si tratta invece semplicemente di cercare delle nuove relazioni. Una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che tu sottolinei che la nostra società è come se avesse completamente separato la persona uomo dalla natura, appunto vedendo nella natura solo ed esclusivamente un sistema per ricavare denaro o comunque qualcosa da sfruttare, ma totalmente scollegato da noi, quando in realtà sappiamo perfettamente che è tutto collegato e che ogni specie è sul pianeta per un motivo e che in un modo o nell'altro questa si relaziona con noi. Questo è uno degli aspetti che mi ha più colpito, forse uno di quelli più forti, ma non hai voluto utilizzare dei toni allarmistici. Forse di quelli ne sentiamo un po' troppo in giro, hai voluto cambiare un po' il tono, il registro. Sì, diciamo che io denoto due vie principali nel linguaggio quotidiano, mainstream, ma non soltanto mainstream. Uno è quello freghiamocene perché è tutto falso, continuiamo a crescere all'infinito perché siamo l'essere superiore che può dominare e distruggere tutto, e dall'altro vedo la via quella della catastrofe, è tutto finito, è inutile cambiare qualcosa. Ecco, diciamo che io mi porrei nel mezzo di questo. È chiaro che sono consapevole che siamo davanti a un disastro ecologico e alla distruzione dell'ecosistema ormai da tanti anni. Detto questo, credo che non voglio aspettare la cosiddetta fine seduto sul divano con l'aria condizionata accesa. Vorrei invece pensare di mettermi in prospettiva con altre persone che hanno vissuto già nella loro esistenza modi diversi di vivere, hanno creato delle possibilità di cambiamento e di resistenza a quello che è una visione appunto sia pessimistica sia del fregarsene, e l'ho fatto appunto portando esempi sia di persone che qui in Europa stanno facendo scelte di vita differenti, dove non si sentono di fatto separati dalla natura, ma si sentono parte della natura, e la natura è vista come appunto un mondo di relazioni fra soggettività. Soggettività non soltanto di animali umani. E dall'altra porto tanti esempi invece di chi, meglio di me anche, oltre a quelli che sono i miei piccoli lavori di campo, quindi antropologi, antropologhe, filosofe, che hanno lavorato su quelle che sono le cosmovisioni, che sembra una parola difficile, ma è soltanto la visione di cosa siamo nel mondo come specie. Di culture che possono essere quella aborigena australiana, che possono essere quella Yanomami dell'Amazzonia, insomma, e quindi vedere, o quella Maori, tramite tanti esempi come si può vivere diversamente, e questo vivere diversamente è bello, divertente, ci dà più tempo, ci fa amare di più, ci fa giocare, ci fa pensare a una vita non soltanto per le merci. Fai degli esempi anche pratici, ci sono le testimonianze, per esempio, di architetti, di persone che lavorano anche da un punto di vista della progettazione con materiali che sono realmente ecosostenibili e non semplicemente dediti a quelle politiche green solo nel nome e nell'apparenza. Ma un altro aspetto che mi ha molto colpito di questo libro rispetto ai tuoi lavori precedenti è che hai voluto proprio cambiare anche il registro. Vorrei dire narrativo, perché pur trattandosi della figura di un antropologo, la tua, e quindi di una base scientifica che non viene mai meno nella narrazione, c'è però un'incursione quasi poetica. Forse c'era veramente l'esigenza di raccontare l'antropologia in un altro modo, cercando quindi una via più empatica, più diretta, forse veramente stringendo una relazione con il lettore che non fosse solo legata alle emozioni, ma ai sentimenti. Guarda, questo mi fa piacere che tu l'abbia sentita come cosa leggendo il testo, perché io
In realtà in questi anni, proprio anche non studiando soltanto lavori antropologici, ho cercato di leggere tanta letteratura in generale, no? Anche chi affronta queste tematiche da un punto di vista poetico, letterario, non soltanto chi l'affronta da un punto di vista saggistico, che voglio dire, sono tutte e tre cose importanti. E io ho cercato di ibridare un po' il mio stile, ho cercato dal mio punto di vista di migliorarlo il più possibile e renderlo, adesso non so, addirittura se poetico, spero, ma quantomeno più leggibile, più letterario dal punto di vista della restituzione. Anche in realtà le tue pubblicazioni precedenti sono assolutamente agili da un punto di vista del lettore, a mio avviso. In questa però io ho riscontrato proprio forse una componente umana, anche tua personale, che entra in maniera un pochino più preponderante rispetto alle precedenti pubblicazioni. È come se avessi voluto far intravedere qualcosina di più di te, ma non ovviamente in senso egocentrico, semplicemente del te persona. Nell'ambiente e in questo ambiente di relazioni, cioè ti sei portato praticamente ad esempio, così come gli intervistati che hai inserito nel tuo libro, in qualche modo per dimostrarci anche che siamo tutti uguali, che un ragionamento diverso è possibile, lo hai fatto appunto puntando più su un aspetto, ecco, quasi sentimentale. Sì, poi anche questa cosa, no? Io so che tu non la pensi così probabilmente, ma quando uno dice sentimentale sembra quasi che si abbassa un livello di narrazione, mentre per me si alza, nel senso che l'antropologia deve occuparsi delle emozioni, l'antropologia deve occuparsi di quelle che sono proprio le possibilità che nascono dagli incontri. Non per niente, per fortuna, negli ultimi 30 anni ormai nell'antropologia si parla di interlocuzione all'interno della ricerca, non di osservare, non ci sono gli oggetti di studio, ma i soggetti che incontriamo quando facciamo ricerca sul campo. E io non sono nient'altro che uno di questi soggetti, né migliore, mi verrebbe da dire, né peggiore, sono un soggetto che si relaziona con altre soggettività. E attenzione, soggettività non soltanto umane. Quello che ho cercato di fare con questo testo, ed è per quello che mi è sembrato semplice partire anche dalla mia esperienza personale per far capire meglio la lettrice al lettore, parto proprio dalle mie relazioni soggettive con il mondo animale, con il mondo vegetale, proprio dal punto di vista dell'antropologia oltre l'umano. Ma infatti con sentimentale intendevo proprio questo, cioè la capacità di non venire meno a una base scientifica, analitica, che non è solo di osservatore, però in questo caso, ma è anche di fruitore degli spazi e di quello che si osserva. Cambia proprio la prospettiva. E questo appunto è evidente. Per questo ritengo che essere natura sia quasi un coronamento al percorso iniziato con Abitare Illegale e la Casa Vivente e abbia tu portato a un altro livello lo stile narrativo. Credo anche molto efficace perché secondo me facilmente le persone potranno sentirsi coinvolte da questo sentimento che tu porti avanti, che è un sentimento di condivisione ed è un sentimento positivo verso il futuro. Cioè c'è ancora un po' di tempo, c'è un margine per attutire i danni, per migliorare e migliorarci, senza lasciare nessuno indietro. Io credo di sì, ovviamente non abbiamo troppo tempo per pensarci, dobbiamo iniziare subito nel qui e ora a portare dei cambiamenti nelle vite di tutti quanti, dobbiamo appoggiare quelle che sono anche le conflittualità portate avanti dalle giovani generazioni, non soltanto giovani generazioni che giustamente pretendono un'attenzione forte su quelle che sono le questioni ecologiche e sociali, e soprattutto dobbiamo relazionarci con culture che non sono quelle occidentali, che ormai da tanto tempo ci vogliono far riflettere sul fatto che non siamo il centro del mondo e che il nostro modo di vivere è quello che ha prodotto il disastro ecosistemico. Andrea Said, grazie mille per essere stato con noi. Consiglio a tutte le persone che ci guarderanno la lettura di Essere Natura, edito da UTET. Ti aspettiamo prossimamente per parlare ancora con te di come sarà il nostro futuro. Grazie mille e ci vediamo a Cagliari per il Marina Caffè Noir.